Eccoci qua come sempre per la nostra seconda parte, siamo velocissimi, la riapriamo anche perché sarà ricchissima di tanti altri argomenti, la riapriamo dal salottino per tornare a parlare del Poggio Imperiale, 200 anni di storia e formazione. Presidente, rieccoci qua. Quindi abbiamo capito che sta andando alla grande, ci sono tantissime iscrizioni, state pensando a tutti quelli che saranno i progetti futuri. Però ripartiamo da quella che è la realizzazione di un'area museale e anche della creazione di un'area sportiva. Quanto è importante? Sono fondamentali perché è una problematica di coabitazione. Nel senso che la scuola ormai è radicata all'interno della struttura, ha bisogno dei propri spazi, ma utilizza molto spesso anche tutte quelle che sono le aree storiche e artistiche. E abbiamo deciso di organizzare due strutture praticamente coesistenti che convivono insieme e che possono utilizzare l'un l'altra. Cioè i ragazzi possono utilizzare l'area museale per fare dei corsi di aggiornamento a livello di storia dell'arte e prendere un brevetto interno ovviamente di guida. Il brevetto di guida gli consente, quando arrivano appunto le richieste di visite guidate dall'esterno, di poter accompagnare i visitatori e addirittura preparare la guida in quattro lingue oltre alla lingua italiana, okay, che sono francese, tedesco, spagnolo e inglese. Inglese. Quindi state pensando anche proprio a un potenziamento dell'area convittuale proprio per il grande numero e le nuove iscrizioni. Sì, il nostro obiettivo sarebbe quello di tornare nel giro di un anno al massimo ai vecchi numeri dell'area convittuale, quindi 90 ragazze. Questo però ci obbliga a rivedere, specialmente dopo l'esperienza Covid, al modus vivendi, cioè come devono vivere queste ragazze nei periodi il sabato, la domenica, che sono lontane da casa e che non hanno impegni, o come ballerine o come atlete, e quindi dobbiamo impiegare gli spazi che abbiamo per creare un habitat dove loro si trovano a casa loro. Quindi potenziamento sicuramente dell'area sportiva, che ritengo potrà prevedere entro 3 anni, quindi da lasciare ai posteri, anche la realizzazione di una piscina. L'area sportiva avrà un ingresso indipendente, perché la volontà del consiglio d'amministrazione sarebbe quella, il sabato nell'intero arco della giornata, di lasciarla a disposizione delle associazioni che operano con i disabili, con i ragazzi che hanno bisogno di un aiuto per entrare nel contesto sport. Ovviamente pensate davvero a tutto. A proposito dello sport, come sta andando la squadra di calcio? Quest'anno è dura perché è stato il ricambio generazionale. Sono andati via i ragazzi di Quinta, che erano francamente bravi. Bravi. E abbiamo preferito partire dalle seconde classi del liceo, quindi ragazzi di 15 anni, e non è facilissimo. E quella che vediamo ora è l'anno scorso, abbiamo vinto il campionato dei licei fiorentini. Lei ovviamente nel centro che sì, tiene questi alla coppa. Sono in punta di piedi perché sono molto più alti di me i ragazzi. E... Ah, in punta di piedi. No, sto scherzando, no. Ma comunque quasi. È stato un grande successo, non ce l'aspettavamo. È orgoglioso in quella foto, perché sì, il suo sorriso sì, la dice lunga, dice tutto. Ma perché vedere le ragazze che sono della curva Il Poggio e ora quest'anno faranno anche loro la squadra di pallavolo, e i ragazzi che da un momento proprio drammatico che hanno vissuto durante il Covid, li vediamo lì, gioire per una vittoria tutti insieme, abbracciati, un po' lasciando in disparte le problematiche che hanno vissuto in quel periodo, per me è stato un grande successo, per me, per il consiglio d'amministrazione, ma per me che ho fatto il coach, sì, avrebbero vinto anche che senza presidente. Di me. Però era il coach della squadra. Sì, fra le varie disgrazie c'è anche quello. No. E questo è il giorno appunto presto, della finale. Via. Abbiamo, non dica così. Abbiamo vinto contro il Michelangelo ed è stata un'esperienza veramente eccezionale. E sono bravi. Molti di questi ora non ci sono più perché sono tutte nelle varie università italiane e anche all'estero, una a Parigi e una a Londra. Vengano periodicamente a trovarci e questo è un altro successo.
perché non si riescono ad staccarsi, e no, questo è importantissimo. Io lo dico, non ho studiato al Poggio e non mi rendevo conto di che cos'era. Me ne rendo conto ora, perché tornano anche a distanza di anni, addirittura ragazze che pensavamo di avere fra virgolette perso hanno realizzato un'associazione Vivere il Poggio. Ecco, queste sono le ragazze della curva al Poggio e ora le vedete vestite da sera quasi. Infatti sono eleganti. Vi assicuro che quando sono in curva non hanno niente a che invidiare alla curva. Non sono questi vestiti. No. Quindi capiamo che c'è calcio, pallavolo, sì. Ogni ragazzo ha il proprio talento. E a tal proposito avete pensato a una grande altra iniziativa che in realtà è alla seconda edizione. Sto parlando del Poggio's Got Talent. Sì, è un'iniziativa che abbiamo preso proprio nel periodo immediatamente post-Covid, perché quello che è venuto a realizzarsi, un po' per la didattica a distanza, un po' per altri motivi, è il distacco fra questi ragazzi che poi convivevano solo poche ore nelle aule, distanziati, con la mascherina e quant'altro. E abbiamo fatto una prova soprattutto per ricreare gruppo. Devo essere sincero che ho trovato delle professionalità che voglio proprio virgolettare eccezionali. Quella ragazza che vedete al centro, veniva dagli Stati Uniti, aveva una voce alla Aretha Franklin, cioè era una cosa stupenda. Mai avrei detto nel corridoio di poter contare su una voce come questa. Chissà dove arriverà, chissà dove la vedrà. Io glielo auguro, perché francamente è arrivata prima, è quella che ha vinto, ma è stata un'esperienza simpatica, perché all'inizio si pensava a essere un po' alla corrida, no? Dilettante allo sbaraglio. Hanno suonato invece violinisti che ci hanno lasciato fermi, ballerine, vabbè, le ballerine ovviamente, molte ragazze che vivono da noi frequentano le scuole di ballo ad altissimo livello. E abbiamo due toile nel mondo e devo dire che quando hanno fatto il balletto ci siamo fermati, perché non ci rendiamo conto di quello che possono fare. Quello che è il dramma è che spesso neanche loro se ne rendono conto. Vivono meglio e più questi tipi di animo e di attimi che non quelli che magari dedicano alla loro carriera professionale, perché hanno veramente l'applauso sentito, hanno un tipo smodato e devo dire che i risultati si stanno vedendo. Questo è tutto quello che siete, ma più tardi parleremo anche di quella che sarà la prossima esperienza del 18 marzo. Grazie, più tardi, Press. Grazie. Possiamo andare avanti tornando a parlare di come sopravvivere a calamità naturali. Ta-da! Simone, Fabio, rieccoci qua. Quali sono quindi queste calamità naturali, no? Che possono verificarsi, ecco, soprattutto sul nostro territorio, sul territorio regionale, quindi della Toscana? Principalmente le calamità che possono verificarsi da noi possono essere appunto alluvioni, in alcune zone terremoti, e incendi, insomma, questi diciamo sono i principali rischi che possiamo avere. E quindi il prepararsi o comunque sia essere a conoscenza di alcune tecniche o comunque sia alcuni accorgimenti per prevenire determinate situazioni possono essere fondamentali. Appunto l'esperienza che abbiamo avuto entrambi in Protezione Civile ci ha portato a cercare di strutturare i nostri corsi proprio per dare una certa formazione anche in questo senso. Saper fronteggiare, comunque sia venire alla conoscenza di determinate nozioni, può salvare ovviamente la propria vita. E prima ci siamo fermati proprio su quello che è lo zaino salvavita, quindi ci siamo. Cosa contiene? Oltre alla bottiglietta d'acqua che prima abbiamo visto. È solamente una, chiaramente, certo. Perché i litri di acqua devono essere dai 2 ai 3 litri, che poi non è detto che li usiamo tutti, però abbiamo la famiglia, abbiamo altre persone intorno, quindi è importante che ci sia. Nel caso pensare a tutti, certo. Esatto, sì, perché... Oddio, quanta acqua c'è? Abbiamo detto 2-3 litri. No, chiaro, e più c'è la mia borraccia che non mi separo mai. Poi l'altra cosa necessaria sono delle
barrette energetiche, non è un vero e proprio pranzo, certo. Però sono degli zuccheri che ci permettono di dare l'energia che serve. Sì, muscolare, ma anche al cervello, chiaramente. Ovviamente. Benissimo. Poi? Poi abbiamo la parte non commestibile. Allora, che però è importante. Ma sempre importantissima, certo. Sì, allora abbiamo un kit di primo soccorso. Mm-hmm. E questo dipende, è molto soggettivo, ma questi zaini sono soggettivi perché... se qualcuno ha delle patologie particolari, esigenze, allergie, è giusto che abbia le proprie medicinali sempre, sempre con sé, dietro. Certo, sempre quindi, a portata di mano. Sempre a portata di mano, quindi uno li mette lì, li ruota regolarmente, li controlla. E ci sono. E ci sono, bene. Poi una coperta di emergenza che è... è la chiamata da noi la Space Blanket, è quella che vediamo spesso fornire a chi arriva in mare, però è molto importante perché con un piccolo oggetto del genere ci salviamo la vita, perché non permette al nostro calore corporeo di disperdersi, quindi lo mantiene. Certo. Oppure nel caso di troppo calore riflette il calore del sole e mantiene la nostra temperatura corporea. Certo, dà al corpo il modo di mantenere la temperatura corporea giusta. Perché siamo animali, mammiferi, persone omeoterme. Certo. Quindi facciamo di tutto per mantenere sempre la temperatura a 37 gradi. Mm-hmm. Per tutta la nostra vita il corpo mantiene la temperatura sui 37 gradi. Come c'è una variazione, la bilancia. Ok. Poi, io per esempio, per me, ho i miei occhiali da lettura. Poi abbiamo dei soldi, un minimo, chiaramente, che qualcuno deve... Minimo indispensabile. Sì, certo. pochi spiccioli. Uno non ci pensa, ma invece... anche magari siamo in un contesto magari urbano appunto questo zaino dovrebbe essere strutturato per affrontare appunto le prime ore dell'emergenza, quindi esco con la prima borsa che lascio lì vicino alla porta, in attesa che arrivi i soccorsi, quindi certo. Sicuramente le prime ore sono fondamentali e per non ritrovarsi a disagio ci prepariamo questo tipo di borsa. Permettete, perché non finisce qua, abbiamo questa borsa è peggio di quella di Mary Poppins, ma è giusto che sia così. Cosa tieni in mano? Allora tengo i nostri documenti oppure le nostre patologie che abbiamo, certificati medici, però i documenti sono importanti perché è bene sempre avere i documenti dietro. Poi abbiamo dei normalissimi fazzoletti perché anche questi sono utilissimi in tante occasioni, una cartina della nostra zona, non si sa mai, dipende uno dove vive, e poi chiaramente un oggetto che ci permette di ricaricare il nostro cellulare, che è inseparabile, anche se non è detto... Abbiamo detto che a volte il cellulare salva la vita, quindi... Il cellulare sì, oggi è diventato... Però abbiamo visto anche lì che purtroppo spesso i ponti nelle emergenze cadono, i ponti... delle antenne telefoniche, quindi facciamo una cosa, io devo nuovamente interrompervi, però non vedo già l'ora di essere da voi nella terza parte, anche perché insomma ci hai portato una corda e dopo sì. Ci spieghi per quale motivo. Certo. A dopo, grazie mille. Grazie a voi. Perché come anticipato la scorsa settimana, adesso diamo in linea una rubrica che ci terrà compagnia il giovedì. Sto parlando di Cortine 4.0, metamorfosi di un impianto. Ci troviamo a pochi chilometri dal comune di Siena nell'impianto di riciclo delle Cortine. Siamo qui con l'ingegnere Menghetti, direttore tecnico di Siena Ambiente. Perché Siena Ambiente ha deciso di ristrutturare questo importante impianto?
perché questo impianto è stato inaugurato per la prima volta nel 2002, quindi sono trascorsi circa 20 anni. Per questo motivo abbiamo ritenuto fosse sopraggiunto il momento di pensare a una ristrutturazione globale dell'impianto che desse la possibilità di ottenere delle prestazioni migliori. Quindi ci saranno degli obiettivi, dei vantaggi di sistema, chiamiamoli così, ma ci saranno anche dei vantaggi concreti per i cittadini, sia in termini ambientali che economici. Fondamentalmente gli obiettivi che abbiamo tentato di perseguire e che pensiamo insomma di aver anche raggiunto con la progettazione sono stati quelli di massimizzare la quantità di materia da riciclare, di migliorarne la qualità, di puntare a una riduzione molto forte del conferimento di rifiuti non riciclabili in discarica e il tutto senza aumentare le tariffe, anzi cercando di ottenere una riduzione dei costi a carico dei cittadini. Di fatto sarà un nuovo impianto che rispetterà gli obiettivi della Comunità Europea in termini di riciclo, di recupero di materia, ma poi in concreto che cosa cambierà rispetto alla precedente metodologia? Che cosa succederà di diverso ai rifiuti che arriveranno in impianto rispetto al vecchio impianto delle Cortine? La normativa europea ci dà degli obiettivi molto importanti e anche ambiziosi. Ci dà l'obbligo di raggiungere il 65% di riciclo entro l'anno 2035. Per ottenere questo risultato dobbiamo agire su tutti i fronti. Ad esempio, per quanto riguarda la lavorazione del rifiuto organico da raccolta differenziata, cosiddetta FORZU, andremo ad applicare una lavorazione doppia che prevede una prima fase di digestione anaerobica e una successiva fase più tradizionale di trasformazione aerobica della sostanza organica per arrivare ad un prodotto finale che è un compost di qualità utilizzabile in agricoltura anche biologica. Nella prima fase di digestione anaerobica, che non era presente nel vecchio impianto, andremo a sfruttare le potenzialità della degradazione biologica della sostanza organica per produrre un biogas che poi viene trasformato in biometano e CO2 per uso alimentare. Il biometano rappresenterà un'importante risorsa perché verrà immesso nella rete gestita dalla società Estra che serve tutta la zona senese e del Chianti. Altre importanti novità invece riguarderanno sia le lavorazioni delle raccolte differenziate del multimateriale, dove andremo a lavorare molto di più sull'aspetto tecnologico che ci permette di raggiungere risultati qualitativi nettamente migliori. Tantissime novità in questo impianto e forse ne vogliamo ricordare una in particolare che cambia veramente la visione nell'approccio e nella metodologia, che riguarda il trattamento dell'indifferenziato. Che cosa succederà nel trattamento di questa tipologia di rifiuto? Il trattamento del rifiuto indifferenziato rappresenta forse la parte più innovativa e unica nel suo genere di tutto il progetto. È forse il primo caso dove tratteremo anche il rifiuto indifferenziato e non solo i flussi da raccolta differenziata come una vera e propria miniera di risorse. Da questa miniera infatti andremo ad estrarre sia i flussi di plastica, vetro che metalli, portando così anche dall'indifferenziato la percentuale di riciclo ad oltre il 20% rispetto agli attuali 2-3% degli impianti tradizionali. Allo stesso tempo porteremo il conferimento in discarica a meno del 10% rispetto al 25% circa attuale, aumentando altresì la possibilità di recupero energetico presso l'impianto di termovalorizzazione. Abbiamo visto mezzi in movimento, i lavori di costruzione delle fondamenta della nuova sezione dell'impianto. Quanto durerà il cantiere? Si tratta di un cantiere impegnativo e importante. I lavori sono iniziati a settembre del 2022 e termineranno, secondo programma, entro la fine di quest'anno. Che ruolo avrà l'impianto una volta terminato nel sistema di gestione di Siena Ambiente?
L'impianto di Cortine continuerà a rappresentare un polo fondamentale nella gestione dei rifiuti nella provincia di Siena, garantirà ancora l'autosufficienza del trattamento dei rifiuti di tutta la provincia insieme agli impianti di termovalorizzazione di Foggi Bonzi e alla discarica di Abbadia San Salvatore. Quindi, cosa posso fare il venerdì sera? Ovviamente seguire un corso di criminologia. È un corso che ha suscitato un fortissimo interesse, quindi cosa c'è dietro a tutto questo interesse? Beh, sicuramente ha intercettato una domanda importante che viene dal basso, viene dalla collettività, di una conoscenza investigativa che negli ultimi tempi è aumentata a dismisura. Basti pensare, diciamo, alla proliferazione di serie crime che prima erano molto ridotte rispetto alla grande offerta, diciamo, che c'è adesso. Quindi è un po' la legge della domanda e dell'offerta rispetto a un sapere investigativo che è trasversale, quindi cioè a una curiosità investigativa che è trasversale, quindi interessa tutti e di tutte le età, insomma tutte le fasce della popolazione, dalla persona, dalla casalinga, diciamo, alla persona più addetta ai lavori, allo studente, un po' a tutti, ecco. C'è anche una parentesi dedicata alle intercettazioni. No. Cioè, noi siamo intercettati nella vita, perché io solo per aver pensato di fare un corso di criminologia o di partecipare a un corso di criminologia, dopo 5 minuti mi sono trovato sul telefono, su Facebook, le pubblicità dei corsi di criminologia. Quindi questo fa capire che noi sì, siamo davvero intercettati, ma con tutti gli strumenti che abbiamo a casa, Alexia, Google Home, cioè le televisioni stesse smart, cioè ci ascoltano, tutti gli strumenti ci ascoltano. Ovviamente il fatto di essere intercettati può essere un beneficio o un rischio. Cioè, i benefici possono essere tanti. Faccio un esempio: prima si parlava di sopravvivenza, di soccorso. Se io ho un cellulare e qualcuno mi sta per aggredire o ho paura di essere aggredito, posso premere un pulsante e chiamare il soccorso e mi localizzano attraverso la geolocalizzazione. Sì, certo. Quindi sanno che io sono in emergenza e posso essere geolocalizzato. Si chiama l'Unipop. Non solo, ma proprio perché io chiamo il 112 in questo momento, sta succedendo questo. Mi chiedono, dice, lei è in questa posizione qui. Non solo, ma c'è anche il controllo dei bambini, cioè i bambini, ora ci sono tante app che permettono di controllare i propri figli, ma non tanto per un controllo, come si dice, morboso del figlio, ma più che altro per sapere se il figlio si reca in palestra piuttosto che a scuola, di essere sicuri che non cambia traiettoria e non vada da un'altra parte, perché potrei avere un alert e io dove il figlio in quel caso lì mi cambia. Questo faccio il caso di quando è successo, casi anche a livello, insomma, grave, sul tipo la Riara Gambirasi, insomma, questo, certo. Qui. Ma più che altro il problema sono i rischi di tutti questi strumenti, di queste applicazioni, di intercettare il compagno, la compagna, la moglie, e questo è l'aspetto, diciamo, negativo, perché questo è l'aspetto distorto, e infatti noi ci porta a fare una valutazione ampia su queste probabilità, che non sono possibilità, ma sono proprio probabilità reali che esistano. Il fatto che uno in casa possa avere il compagno o la compagna che ti mette le microcamere, piuttosto che insomma essere ascoltati continuamente. Quello che fate è informate. Informiamo. E ci vuole sempre di più. E cerchiamo di formare nell'informazione, che è la cosa più importante che oggi manca. Manca la formazione oltre che l'informazione. Informare e formare. Sì, trasmettere strategie anche comportamentali, proprio, quindi al di là, diciamo, del teorico, anche strategie su come comportarsi per evitare di cadere in situazioni spiacevoli. Tipo, ci può fare un esempio? Tipo nelle relazioni, cadere in relazioni tossiche, patologiche, pericolose, adottando comportamenti che non sono, per esempio, sani. Già. Unipop. Sì. Quindi, cosa succede il sabato? Una volta al mese, il sabato pomeriggio? Al mese, il sabato pomeriggio facciamo degli incontri a tema, dove è possibile venire alla nostra università, a Pistoia, in Sant'Agostino, e lì conoscere tutto il nostro team.
E in più ci sono delle relazioni, per esempio, approfitto, sabato 16 marzo abbiamo un incontro di psicologia sull'intelligenza emotiva, e quindi ecco tutti argomenti interessanti, e che anche il sabato veramente ci sono tantissime persone che vengono per passare un pomeriggio con noi. Noi vi ringraziamo per averci parlato di questo corso di criminologia, ora ormai è sold out, state pensando già a quella che sarà la prossima edizione, e chissà, io sono super curiosa. La prossima edizione la faremo anche online, quindi perché dovremo abbracciare anche un pubblico, perché abbiamo avuto talmente tante richieste che dobbiamo accontentare anche le persone che stanno fuori. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, in bocca al lupo per tutto quello grazie che sarà. Grazie mille. A voi. Torniamo a parlare della forza della solidarietà. Ta-da! Torniamo a parlare quindi anche del vostro preziosissimo progetto Si può fare. Ripetiamo ancora una volta chi c'è dietro. Ok, dietro ci siamo ovviamente noi, sì, che rappresentiamo la cooperativa Selva, noi come tutti i nostri soci e anche l'equipe appunto che ci segue in questo progetto, e in cui crediamo fortemente, perché appunto come dicevamo anche prima sono i risultati poi che parlano, e quindi il fatto di vedere i genitori comunque contenti, sereni nell'affrontare anche la scuola e soprattutto i bambini e i ragazzi, questo per noi è un ottimo traguardo, perché andiamo a lavorare sia sulla scuola, è vero, sui compiti, ma poi anche sulla serenità che accompagna la vita di tutti i giorni. Quindi il fatto di vedere i nostri utenti, che sono veramente tanti, felici, già per noi questo è un traguardo fondamentale. Anche perché un genitore non informato è un genitore che può far nascere anche tutta una serie di malesseri, esatto, al ragazzo, che può portarsi poi nel corso della vita, e assolutamente non vogliamo questo. Esatto. Sì, sicuramente, esatto, noi siamo anche qui apposta per sostenere sia i ragazzi che la famiglia in questo percorso, sia da quando viene diagnosticato sia quando poi viene preso in esame, e quindi nella quotidianità. Ci potete fare degli esempi su come magari sono migliorati questi ragazzi? Ma ti dico, semplicemente anche soltanto venire da noi col sorriso e fare tranquillamente i compiti, o affrontare in maniera molto banale la verifica del giorno dopo, quindi già questo ti fa capire come l'approccio qua allo studio sia diverso, o anche solo il farsi la cartella, e quindi anche riuscire in maniera totalmente autonoma a fare la cartella o a prendere i compiti. Questi sono dei traguardi fondamentali che magari uno non ci pensa, però per un bambino, per un ragazzo è un traguardo fondamentale, perché poi rientra nel raggiungimento di un'autonomia che poi per la vita di tutti i giorni è necessaria. Certo, perché se per alcuni ragazzi fare la cartella è una, esatto, cosa semplicissima, per altri no, diventa una cosa molto complicata, quindi vogliamo renderla semplice e normale. Esatto, perché non ci sono problemi, perché si può ci fare. Siete voi, e si può fare. Quindi ancora una volta chi ringraziare, e soprattutto come sostenervi, come supportarvi. Allora, per sostenerci vi ricordo che basta andare sul sito di Eppela, trovare il nostro progetto Si può fare, e semplicemente cliccando sopra fai una donazione, riuscirete a sostenerci anche con un piccolissimo contributo, e riuscirete a far diventare questi piccoli, grandi gesti gratuiti per i bambini e le famiglie che ne hanno necessità. Oggi siete un grande gruppo, 55 persone. Sì, che infatti ringraziamo, perché la cooperativa è altamente presente, e ci tengo però a ringraziare tantissimo Unicoop Firenze e la Fondazione Un Cuore Si Scioglie, senza la quale insomma tutto questo poi non sarebbe stato effettivamente possibile. Ma naturalmente ringraziamo sicuramente tutta la nostra equipe di esperti e professionisti, certo, che fanno sì che questi incontri e questo aiuto possa essere realizzato, ma soprattutto, e non alla fine, tutti i soci della cooperativa, dal nostro presidente fino all'ultimo socio, ultimo arrivato e dipendente anche, che ci permette sempre di realizzare i nostri sogni, i nostri progetti, e che da una progettazione poi diventino realtà, e che diventino quella come Si può fare adesso, che è una realtà vera e concreta del territorio. Infatti noi ci teniamo a ringraziarvi per tutto, grazie, quello che fate. Grazie Maria, grazie Mariella per essere state con noi. Grazie, grazie. A prestissimo. Grazie a voi. Buonasera. Adesso linea al nostro Simone, linea a Federcaccia.
Eccomi Carlotta, eccomi qua, in questo spazio dedicato appunto a Federcaccia. Ma Carlotta, quanti argomenti interessanti, come peraltro accade sempre a Tadà, ma davvero oggi pomeriggio qualcuno vorrei sottolinearlo, ma tutti, dalla cultura alla solidarietà, alla sopravvivenza, ma mi è come dire rimasto impresso, perché sono un appassionato, il corso di criminologia. Effettivamente è qualcosa che io sono un professionista, sono un libro professionista, sono un agronomo, quindi oltre a pensionati alle casalinghe anche libri professionisti sono, o potrebbero essere appassionati, e sarò certamente uno dei prossimi che seguirà il vostro corso, perché davvero insomma si sta assistendo a questo, a tante trasmissioni davvero che parlano proprio di questo, e c'è un interesse che non definirei morboso, no? Ma proprio un interesse per conoscere le varie cose, come non fare altre cose. Ma torniamo al nostro spazio, allo spazio di Federcaccia. Siamo in compagnia con Marco Asirelli, responsabile della cinofilia canina ferma di Federcaccia Firenze, di questa associazione venatoria importante, 7.000, noi rappresentiamo 7.000 associati, quindi davvero tante persone. Di questi 7.000 associati, molti sono appassionati cinofili, quindi binomio cane cacciatore, conduttore cacciatore. Abbiamo parlato però delle prove, no? Delle prove cinofile che si terranno in questi giorni, nelle prossime settimane, da qui a luglio, in realtà sul territorio regionale, nazionale e poi abbiamo detto anche mondiale. Abbiamo iniziato a conoscere le razze che vengono, potrei dire, utilizzate, ma in realtà è il cane che utilizza poi il conduttore, no? Come sempre la nostra veterinaria, dottoressa Emily, che c'è martedì, dice, no? Noi siamo gli umani dei nostri cani, quindi il cane utilizza l'umano che è il suo conduttore. Abbiamo visto razze inglesi, razze da ferma inglesi, e parlavamo delle razze da ferma continentali. Abbiamo iniziato a parlare delle continentali estere, quindi il Kurzer, il bracco tedesco, le Pagnelle Breton, comunemente detto il Breton, no? I cacciatori hanno, così lo chiamano più comunemente, Breton. E poi chiediamo a Marco quali sono le razze continentali italiane, queste razze autoctone che tanto hanno portato davvero alla cinofilia italiana. Sono il bracco italiano e lo spinone, sono due razze molto importanti perché veramente hanno fatto la storia della cinofilia nell'ambito venatorio, dove tanti prima appassionati li utilizzavano. Purtroppo ora è un po' passata di moda, perché sono di taglia un po' grandi, un po' impegnativi, e quindi sono stati un pochino purtroppo messi da parte, con molto dispiacere per la nostra cinofilia. E hanno fatto davvero, no? Io lo ricordo, la storia della cinofilia italiana, ma pensiamo anche a quanti quadri, a quante opere d'arte abbiano al loro interno delle pitture di bracchi italiani, no? Come questo davvero meraviglioso cane, questa meravigliosa razza abbia accompagnato tante generazioni, e certamente lo spinone. Il tempo a nostra esposizione va velocemente esaurendosi. Noi dovevamo, e dico dovevamo perché facciamo fare una promessa a Marco, no? Di accompagnarci anche un'altra volta per parlare delle razze da cerca, perché quest'altro grande gruppo di razze che vengono utilizzate nelle prove cinotecniche e cinofile, che sono davvero un gruppo importante. Purtroppo, lo sappiamo, i tempi televisivi sono questi, e quindi concludiamo e ringraziamo Marco davvero. Grazie. Per essere stato qui con noi, con la promessa di riaccompagnarci per affrontare le razze da cerca e da ferma, e quindi prossimo appuntamento, la prossima volta parleremo di questo. Grazie a tutti, arrivederci, e a te Carlotta. Ta-da! Quindi ancora una volta con il nostro presidente dell'Educandato, ancora una volta per parlare dell'importante realtà che siete e di tutte quelle che saranno le prossime iniziative, ovviamente, del mese di marzo. Iniziamo da l'8 marzo, cosa succederà?
Quest'anno abbiamo fatto una scelta particolare. Ci sarà un'iniziativa a cui parteciperanno tutte le donne medico-cardiologhe e cardiochirurghe a livello nazionale. Si intitola l'iniziativa Il cuore delle donne. Parleranno di aritmologia. E inizieremo con una piccola cerimonia davanti alla mimosa che abbiamo piantato nel nostro giardino. Certo. Subito dopo andiamo nel Salone delle Feste, dove inizierà una relazione dell'unico docente uomo che presenzierà quel giorno, che parlerà di cuore e letteratura, un medico, bravissimo. Okay. Dopodiché le medico inizieranno questi collegamenti con l'Italia e con l'estero, perché è un convegno internazionale. Mentre questo accade nel Salone delle Feste, nelle aule si svolgeranno dei corsi di primo soccorso. Ci sarà una stanza dedicata alla rianimazione, diciamo, nel caso di una persona che si sente male. Ovviamente sono primi indicatori, non si fa corsi specifici, però il corso specifico invece verrà fatto per i nostri ragazzi per quanto riguarda il defibrillatore. Ok. Quindi chi farà il corso quel giorno avrà una certificazione che vale a livello nazionale. E soprattutto, ecco, quello che farete ancora una volta informare tutti i ragazzi di quanto sia importante ascoltarsi e quanto sia fondamentale la prevenzione. Assolutamente, difatti quello che noi stiamo cercando sempre di far comprendere è che dobbiamo sempre essere pronti a reagire nel caso in cui la persona che sta accanto ha dei problemi. Dobbiamo evitare tutte quelle che possono essere le varie problematiche che si possono venire a creare. Prevenire, come si dice, è meglio che curare. Anche se vengano i medici ovviamente a fare questo convegno, cerchiamo di utilizzare la loro professionalità per far comprendere ai ragazzi cosa non si deve fare molto spesso, tipo assunzione di sostanze particolari, bere troppo alcol. Certo. E poi andare avanti anche con la vita quotidiana, cosa è meglio mangiare, cosa è meglio non mangiare. Ora io ne parlo poco volentieri perché sono, come si vede, una buona forchetta, però evidentemente i nostri ragazzi non devono fare gli errori che ha fatto il presidente, questo sicuramente. E soprattutto il nostro presidente ci vizia tutte le volte che è qua Tadà, che viene qua Tadà, perché lo possiamo dire, presidente, sì. Ci porta sempre un sacco di pasticcini. Sì, spieghiamo che io però non li mangio, perché non vorrei, ecco, poi tornando a casa mi possa trovare nei guai. Vero, non li mangia. Non è vero, a volte qualcosa scappa, però... E l'altra iniziativa sì, sempre molto interessante, è quella del 18 marzo. Sì. Dove? Quest'anno con i ragazzi della squadra, con le ragazze della curva Il Poggio e con alcune studentesse e studenti che ne hanno fatto richiesta, andiamo al centro tecnico di Coverciano, dove dopo una visita i ragazzi e le ragazze potranno provare, diciamo, la cucina del centro tecnico come fossero atleti, vedranno gli spogliatoi, forse utilizzeranno anche il campo da calcio e poi ce ne torniamo con quello che rimarrà sicuramente uno splendido ricordo. In questo senso voglio ringraziare il direttore che ci ha consentito di organizzare questa visita. Certamente. Torniamo anche ovviamente sul Poggio Imperiale, perché è una realtà importantissima e proprio per questo le richieste arrivano da tutte le parti d'Italia ma anche fuori dall'Italia. Sì, a seguito appunto anche della crescita numerica degli studenti e delle studentesse che vengono ormai da tutto il mondo, quest'anno abbiamo avuto anche persone che sono venute dal Brasile, dalla Nuova Zelanda, si è accresciuta la conoscenza a livello internazionale, stanno arrivando proprio come utilizzo degli spazi per organizzare cerimonie o altro, richieste dall'India, dagli Stati Uniti, e devo dire che questo da un lato mi riempie di gioia, dall'altro bisogna ovviamente operare con cautela, perché non sempre chi ti promette soldi poi dopo viene deciso che possa utilizzare il Poggio. Il Poggio è una struttura particolare, va saputa gestire, io non lo so gestire perché sennò sarei esagerato, però cerco di tutelarla nel migliore dei modi. E ci riesce alla grande. Ci proviamo. Il merito non è solo mio, ma di tutto il mio staff. Certo, di tutto il gruppo. Che voglio ringraziare attraverso queste telecamere, perché grazie a loro, per esempio, se io sono qui oggi, perché mentre io sono qui c'è chi lavora anche per me. Quindi, noi la ringraziamo perché comunque sia tornato a trovarci. È un piacere
e sa benissimo che Tada è anche casa sua, quindi quando vuole. Grazie. Difatti vedo, sono passato al divano, quindi sono veramente a casa. Le piace il salottino? Stupendo. Benissimo. Mi sono sentito veramente orgoglioso stasera. E noi siamo felici di questo. A prestissimo, Presidente. Grazie, grazie a tutti voi. Finiamo in bellezza adesso tornando a parlare di come sopravvivere a calamità naturali. Ta-da! Simone e Fabio, siamo in chiusura. Per tutti i tadaisti che si sono sintonizzati adesso, ci avete mostrato quello che è la borsa salvavita da tenere sempre in casa per qualsiasi momento, se dovesse servire in caso di calamità. Di calamità. Naturale. Sì, Carlotta. Abbiamo dell'acqua. Abbiamo dell'acqua. Di primo soccorso. Primo soccorso. Una torcia. Esatto, importantissimo, l'avevamo detto, la torcia. Poi abbiamo dei fazzolettini, abbiamo delle barrette energetiche, qualche attrezzo per tutto ricaricare. Tutto quello che serve per sopravvivere, sì, sicuramente le prime ore, no? Esattamente, sì, fino all'arrivo della protezione civile e dei soccorsi. Quindi questo lo insegnate ai vostri corsi? Oltre a questo, soprattutto, cerchiamo di insegnare quello che, di cui possiamo fare a meno. Quindi abbiamo due tipologie di corsi. C'è un bellissimo slogan che... Sì, esatto. Chiaramente, più sarà ampio il bagaglio che abbiamo nella testa, quindi il bagaglio di conoscenze che ci portiamo nella testa, meno sarà ampio il bagaglio che ci dobbiamo portare sulle spalle. Quindi ritorniamo sempre a un discorso di conoscenza, formazione, eccetera. E quindi i nostri corsi sono, diciamo, di due tipologie principali: il corso di sopravvivenza, dove sì, portiamo tante nozioni dall'accensione del fuoco, potabilizzazione dell'acqua, eccetera. Ma soprattutto è strutturato come un'esperienza. E poi corsi più specifici, dove andiamo a focalizzarsi su determinate attività, tipo la costruzione di uno strumento da taglio, la costruzione di un arco da sopravvivenza, orientamento e cartografia e tanti altri che mettono in pratica, o comunque sia dove c'è tanta manualità e dove alterniamo la pratica alla teoria. Quindi sì, dove applichiamo quelle che sono le tecniche, perché quello che poi ci rimane molto impresso è il mettere in pratica, il concretizzare quelle che sono le teorie che poi sviluppiamo. A proposito dell'accensione del fuoco, prego. Allora, vabbè, una adesso delle mostriamo tecniche, quello che io avevamo portato che avete un po' mostrato a me nel pre-puntata. Un po' di oggetti. Ok. Allora, qui praticamente è una delle tecniche che veniva utilizzata anche nel Medioevo per accendere il fuoco, e è praticamente l'utilizzare quello che oggi chiamano il charcoal. Sì. Non è altro che un pezzetto di stoffa carbonizzato in assenza di ossigeno, quindi non è stata propagata la combustione, e con un ferro, quindi questo è un ferro carbonioso, percosso su una pietra dura, si creano delle scintille. Ok. Delle piccole scintille che potrebbero essere prodotte anche semplicemente da un accendino scarico. Certo. Con questo pezzettino di stoffa carbonizzata, cercando di far cadere queste scintille sul pezzettino di carbone, ecco, si va a creare una piccola bracetta che è poco più di un mozzicone di una sigaretta. Che ci permette, si può vedere, di... Questo, diciamo, inserito in un'adeguata esca preparata prima, e con la dovuta preparazione ed attenzione si riesce ad accendere anche un fuoco. E anche questo e può quindi salvare è una delle varie la vita. Tecniche che spieghiamo nei vari corsi che promuoviamo. Grazie, grazie per grazie essere stati a Tada e vi riaspettiamo prestissimo. Grazie. Grazie. Perché adesso ovviamente arriva il momento della cucina con il nostro Simone. Buonasera, eccomi qua, pronto per voi. E noi quindi siamo prontissimi dalle ore 19 per aprire la cucina. Restate sintonizzati. Tada torna subito. A dopo.